Tra i regni romano-barbarici dell'Europa occidentale, quello dei Franchi è il più stabile e duraturo. Nel 496 Clodoveo, re dei Franchi, si converte al cristianesimo e ottiene così la protezione della Chiesa di Roma. Con lui, con Clodoveo, inizia la dinastia dei Merovingi. I suoi eredi però non sono capaci di governare e per questo vengono chiamati re fannulloni e lasciano il potere ai funzionari detti maestri di palazzo o maggiordomi. Il maestro di palazzo, Pipino di Eristal, conquista nuovi territori e fa diventare la sua carica ereditaria. Il figlio di Pipino, Carlo Martello, prosegue l'opera del padre. Nel 732 sconfigge gli arabi a Poitiers e ferma l'avanzata dell'Islam in Europa. Per questa ragione viene definito difensore della cristianità. Conquista nuove terre e diffonde il cristianesimo. In questo modo si forma un legame sempre più forte tra i Franchi e il Papa. Nel 751 Pipino il Breve, figlio di Carlo Martello, diventa re dei Franchi e rende ereditario il titolo. Con lui nasce la dinastia dei Carolingi, da Carolus. Pipino sconfigge per due volte i Longobardi e cede alla Chiesa tutte le terre conquistate. In questo modo i territori della Chiesa si espandono nel corso dei secoli, fino a formare un vero e proprio Stato, governato dal Papa. Dopo la morte di Pipino il Breve, nel 771, suo figlio Carlo Magno diventa re dei Franchi. Carlo Magno fa gestire ai nobili le terre conquistate con la guerra. In questo modo Carlo Magno ha il sostegno dei nobili. Per le guerre Carlo Magno ha bisogno di un esercito ben organizzato, così ogni anno, a maggio, tutti i cavalieri del regno partecipano a un'assemblea per preparare le campagne militari. È il cosiddetto Campo di Maggio. La parte più forte dell'esercito dei Franchi è la cavalleria. È potente, rapidissima e lo diventa ancora di più grazie alla staffa, un'invenzione che permette ai cavalieri di essere più sicuri in sella e di non cadere da cavallo nei combattimenti corpo a corpo. Carlo crea un regno vastissimo che ha come capitale Aquisgrana. Nel 774 Carlo Magno sconfigge definitivamente i Longobardi, che minacciano di nuovo il Papa, e diventa re dei Longobardi e dei Franchi. Sconfigge i Sassoni e gli Avari e li converte al cristianesimo. Tra l'801 e l'811 Carlo Magno sconfigge gli Arabi in Spagna e conquista la città di Barcellona e il territorio dei Pirenei. Grazie a tutte queste vittorie, soprattutto grazie a quelle contro gli Arabi, Papa Leone III definisce Carlo mandato da Dio. Leone III incorona Carlo Magno imperatore nella Basilica di San Pietro la notte di Natale dell'Ottocento. Nasce così il Sacro Romano Impero. Sacro perché creato in nome di Dio, romano perché vuole rendere onore alla grandezza dell'antica Roma.